Ciao a tutti amici e benvenuti alla Bianco Auto. Oggi vi rifaccio vedere per l'ennesima volta la pulizia del collettore di aspirazione di questo GLA 220. Tutti i motori interessati del classe A e GLA 220, anche classe B, hanno questa problematica di un ricircolo gas di scarico molto lungo e quindi si vanno ad intasare e creano difetti al motore, tipo spia accesa, la macchina non tira, va in recover. In questo caso si è anche intasato il fabbro in una maniera esagerata. Su questa vettura già precedentemente visionata, non nella nostra officina, cosa è stato fatto? È stato pulito il primo pezzo, vedete che questo collettore qua è pulito, no? Però purtroppo a pulire solo il primo pezzettino, che è molto semplice perché è qua davanti, non si risolve nulla, perché se non si va fino sulla testata, come dico sempre, i problemi non vengono mai risolti, vengono solo parzialmente risolti o neanche risolti. Se voi guardate il radiatorino di questa valvola GR, è completamente ostruito, non passa più aria, quindi non passando aria la centralina va in tilt, si accende la spia motore. Se guardate il pezzo di collettore sottostante a questo, è pieno, ok? Se guardate il collettore qua dentro, adesso poi noi andremo fin sulle valvole, è pieno, ok? Quindi se non si va a pulire tutte queste morchie, il problema non si risolve. E poi devono anche essere pulite tutte le piccole tubazioni tipo queste, e tutti i leveraggi devono essere perfettamente a posto, perché se hanno gioco che si incastrano, la valvola GR non funziona, la farfalla non funziona. Quindi per fare questo lavoro adesso cosa occorre fare? Occorre smontare il compressore dell'aria condizionata, la flange del filtro dell'olio, perché dobbiamo andare a togliere il collettore di aspirazione. Perché se non andiamo a togliere il collettore di aspirazione, come facciamo ad andare a pulire nei condotti delle valvole che sono pieni zeppi? È impossibile. Ora, questo è un lavoro che ci va del tempo, esperienza nel farlo e anche una certa manualità, e bisogna fare attenzione che le porcherie non vanno a finire nelle valvole, perché sennò poi quando uno la mette in moto succedono dei gran casini. Quindi bisogna togliere le calderette, liberare il motore dalla compressione, far girare il motore in scoppio, chiudere le valvole, poi si va a pulire i condotti del primo cilindro, si aspira tutto quello che bisogna aspirare, poi si fa girare, si fa il secondo, si fa il terzo, si fa il quarto. Funziona così la pulizia qui. Per la carità, sono lavori rognosi, ma comunque noi li facciamo. Su queste vetture, su tutti questi tipi di vetture, quando troverete la spia accesa, difetto della valvola EGR o mancata portata della valvola EGR, quando c'è mancata portata della valvola EGR, non è la valvola EGR che non funziona, ma il radiatore pieno. Ovviamente, prima di sostituire questo radiatore, proviamo ad andarlo a pulire con dei liquidi. Se è pulito, non c'è il caso di sostituirlo perché non è bucato, quindi non va sostituito. Tutti questi leveraggi devono funzionare perfettamente e queste valvole vanno tutte pulite. Questa è la valvola EGR, che se funziona non la cambiamo, perché il problema è nel circuito dell'aria che è intasato. Poi bisogna andare a fare la diagnosi, risettare di nuovo tutto, la vettura sarà di nuovo perfetta. Se continuate ad andare con la valvola GR intasata e spia accesa, poi farete anche il danno sul filtro di particolato, quindi bisogna smontare il FAP e portarlo a lavare. Per info preventivi ci chiamate al numero 0141 96 92 14 o un'email a info@biancoauto.it o WhatsApp al 345 060 86 80. Ciao a tutti, alla prossima!